Guardi, mi sa che la pandemia ancora non è finita e quindi siamo qui per testimoniare che gli anni stanno passando e noi abbiamo sempre più un peso sulle spalle, abbandonati ancora una volta a noi stessi con tutti i nostri pazienti. Voi sapete che i colleghi dell'USCA non ci possono dare più una mano, per cui adesso, come in passato, dobbiamo vestirci con la nostra forza e volontà e andare anche a casa di tantissimi pazienti. Abbiamo rischiato tutti i giorni, io per fortuna il Covid non l'ho preso, ho fatto i vaccini, però mi rendo conto che è dura, è sempre più dura. Molti colleghi, i miei colleghi vogliono mollare perché sono arrivati già all'età della pensione, però avevano la volontà di continuare a fare il medico, di continuare a vivere anche per gli altri. Io ho visto questa mattina proprio, ne ho incontrati qualcuno, sono rimasto talmente male perché hanno deciso veramente perché non ce la fanno più. E vi garantisco che è dura, è sempre dura, essere 24 ore su 24 ore al servizio di tutti, rispondere al telefono, ma soltanto rispondere a tantissime necessità. Devo dire che i casi stanno aumentando, questa variante è una variante strana, colpisce in maniera talmente diversa e differente rispetto agli altri che spesso confonde anche noi, sia per l'eventuale terapia, poi anche per la prognosi, anche per cercare poi di convincerli a curarsi con molta attenzione.